Professore, a che punto siamo con l'organizzazione del simposio 2020 della Fragola che sarà esattamente fra un anno? Siamo appunto a un anno dal simposio della Fragola Internazionale 2020, è un grande obiettivo che siamo riusciti a portare in Italia questo risultato 3 anni fa, abbiamo fatto un lavoro di organizzazione, abbiamo messo insieme un gruppo nazionale e internazionale, stiamo cercando ora di individuare da una parte tutte le varie tematiche più importanti che affronteremo nel simposio, ma soprattutto nel coinvolgere aziende nazionali e internazionali al fine di portare qui nel 2020 tutte le realtà più importanti di questo settore. Cosa significa per l'Italia ospitare nuovamente questo simposio? Riportarlo in Italia dopo 32 anni è un grande orgoglio per me, per tutti quelli che conoscono la storia della Fragola, che per tutti questi anni hanno lavorato sulla Fragola, ma soprattutto è una grande opportunità per noi e per l'Italia, per le aziende italiane, per mostrare quella che è la realtà italiana nel settore della Fragola, nel fare gruppo, nel fare organizzazione e nel cercare di avere un ruolo più importante non solo da un punto di vista scientifico e tecnico, ma anche produttivo a livello mondiale. Ecco, lei fa parte proprio del comitato organizzatore e dell'area scientifica, no? È molto importante anche per i produttori avere il simposio qui. Sì. Su cosa punterà la parte scientifica? Cioè, avete già idea di che cosa andare a approfondire? Sì, abbiamo 4 aree tematiche molto importanti. La prima è la genetica, quindi la varietà, che risulta sicuramente l'elemento primario ora nello sviluppo di sistemi di coltivazione a basso impatto con produzione di qualità, e quindi l'affronteremo nei diversi livelli, dalla genetica alla genomica, al breeding, alla valutazione varietale, a quali sono le caratteristiche importanti che le nuove varietà del futuro dovranno avere per mantenere la sostenibilità agricola nella coltivazione della fragola. Poi la tecnica di coltivazione, quindi come migliorare le tecniche di coltivazione al fine di ridurre gli input tecnici, ma soprattutto agronomici, fitofarmaci, quindi resistenze delle piante o nuovi fitofarmaci che in un qualche modo saranno più compatibili con l'ambiente, più sicuri per il consumatore, o anche nuove tecniche di difesa della pianta. Si sta già diffondendo a livello internazionale l'idea che si possano usare anche sistemi robotizzati per controllo della difesa, per la difesa delle piante. L'altra tematica indubbiamente è quella della qualità del frutto e quindi le varie aree e le varie problematiche che riguardano la qualità da un punto di vista organolettico, sensoriale, nutrizionale, i benefici per il consumatore, tutti questi aspetti che sono sicuramente un elemento importante per la produzione della fragola. L'ultima area è quella, diciamo così, tecnico-commerciale, cioè dalla post-raccolta alla gestione del post-raccolta, a questo concetto di globalizzazione che questo frutto ha. Il fatto che è un frutto che può essere ora coltivato nei diversi ambienti e di fatto può essere trovato sulla tavola del consumatore per 12 mesi all'anno. Quindi come gestire tutto questo in termini anche di mercato e di economia.